Vediamo come fare un trucco per chi porta gli occhiali. Tutto dipende dalla conformazione degli occhiali, da come sono fatti i vostri occhiali. Io ad esempio farò un trucco su una tipologia di occhiali come questi. Allora, quando io metterò gli occhiali, voi potete notare le sopracciglia si vedono, quindi è molto importante delineare bene le sopracciglia. Questi occhiali sono abbastanza grandi, a volte ci sono degli occhiali anche più rettangolari, però vedete come le sopracciglia vengono fuori. Quindi prima cosa, bisogna tenere ben pulite le sopracciglia, quindi depilatele, fate quello che volete, ma delineatele bene perché si vedono molto. Seconda cosa, non si vede, io quando porto gli occhiali tipo questi, non si vede l'occhio nella palpebra perché risulta nascosto. Quindi il trucco che io farò qui sarà difficilmente visibile con degli occhiali tipo questo, ancora meno visibile se gli occhiali sono rettangolari. Però vedete come si vede questa parte sotto qua? Allora vediamo un attimo come giocare per far sì che questa zona qua venga evidenziata di più, illuminata anche e nello stesso tempo valorizzata. Ok, mi tolgo gli occhiali, parto con un correttore perché vado a coprire un po' delle mie occhiaie. Prendo un correttore aranciato, sapete che sulle occhiaie scure come io ho è bene utilizzare un correttore aranciato. Vado a distribuirlo proprio con le dita, vado anche qua dove ho la sacca lacrimale, che è la zona più scura dove partono le occhiaie, lo distribuisco bene e poi lo posso anche sfumare con un pennellino. Quindi vado semplicemente a fare un gioco di base con questo correttore molto elastico e anche facilmente sfumabile. Non vado a mettere tanta roba sul viso, ma vado più a dedicarmi agli occhi. Partiamo con un ombretto cremoso, color champagne, molto delicato, molto fine. Questo ombretto è un passepartout per molti trucchi e siccome è fissativo ed è anche anti-age, nel senso che contiene un ingrediente molto importante che si chiama squalane. È un idratante potentissimo che va proprio a preservare l'idratazione delle nostre palpebre, rendendole morbide. Appena lo applicate, questo ombretto dà un senso proprio di freschezza. Io lo applico su tutta la palpebra mobile fissa e poi lo posso sfumare o con un dito o con un pennello. Questi ombretti sono fantastici perché si possono stratificare, magari mettendolo in un secondo momento appena asciugato nella palpebra mobile, viene ancora più intenso, oppure si possono lasciare così, proprio con un effetto molto luminoso e naturale. Sono facilmente sfumabili e la cosa più interessante di questi ombretti è che non vanno nelle pieghette della palpebra mobile fissa. Una volta asciugati si fissano dove l'avete appoggiato. In questo modo abbiamo dato un po' di luminosità ai nostri occhi, però non dimentichiamo che stiamo parlando di un trucco con gli occhiali. Vedete? Cioè non si nota praticamente niente. Quindi cosa dobbiamo fare? Ta-da! Dobbiamo andare a giocare sui punti interessanti per gli occhiali. Prendete una matita, mi raccomando temperate le vostre matite perché so che non le temperate mai e sbagliate, perché andate a rivitalizzarle e andate a far sì che loro scrivano ancora meglio, oltre al fatto che vanno sterilizzate. Facciamo una breve linea sull'attaccatura delle mie ciglia superiori. Non tiro molto la palpebra e poi vado a fare una breve linea anche molto intensa sulla parte inferiore del mio occhio, che è quella che con gli occhiali si vede di più. E poi prendo un pennellino come questo, oppure potete utilizzare anche un pennellino di precisione come questo, e vado a sfumarla. La porto un pochino verso il basso, in questo modo.
Potete utilizzare una matita nera, una matita verde, una matita blu, una matita viola, quello che volete. E sfumo anche un po' sopra. In questo modo qua. Vado a creare un'intensità nella rima inferiore. Facciamo la stessa cosa anche di qua. E sfumo verso il basso. Creiamo un pochino di profondità al mio occhio aprendolo verso il basso. Noi dobbiamo valorizzare la zona sotto degli occhi. Dobbiamo fare il contrario di quello che facciamo sopra quando non portiamo gli occhiali. In questo caso dobbiamo valorizzare un pochino di più la zona sotto. Andiamo anche nella rima interna dell'occhio. In questo caso è concesso anche andare nella rima interna dell'occhio con la matita. Se ce l'avete blu, verde, viola, va benissimo, marrone va benissimo. Anzi, forse meglio del nero. Sopracciglia. Parola d'ordine per chi porta gli occhiali sono le sopracciglia. Bisogna delinearle bene, disegnarle bene e valorizzarle perché sono quella parte del nostro occhio esterno che si nota di più per chi porta gli occhiali. Vado con una matita indelebile. Sto sempre un tono. Utilizzo sempre un colore di mezza tonalità più chiaro del mio colore di capelli, così non invecchio. La sfumo un attimo. Volutamente lascio una sopracciglia fatta e una no, per farvi capire cosa significa quando non valorizziamo le sopracciglia. Guardate. Notate? E questi occhiali sono già abbastanza grandi, larghi. Potrei prendere altri occhiali. Questi occhiali sono leggermente più stretti. Vedete come le sopracciglia si notano? Come non si vede questa parte qua, quindi è inutile che noi andiamo eccessivamente a truccarla. Basta che la rendiamo leggermente luminosa. In questo caso un ombretto luminoso come questo è consentito per chi porta gli occhiali. Adesso stiamo facendo una tipologia di occhiali, ad esempio ci possono essere occhiali anche come questi che sono ancora più strettini. Vedete come si nota la sopracciglia? Guardate l'effetto di questa fatta e questa no. Cambia, eh? La linea scura che ho fatto sotto gli occhi ingrandisce. Ci sono delle lenti che a volte ingrandiscono. La linea scura della matita che io ho messo sotto, che potete utilizzare anche un ombretto, l'ombretto scuro serve per quelle lenti che ingrandiscono. Se invece avete delle lenti che rimpiccioliscono, potete fare la stessa cosa con un ombretto più chiaro, ok? Perché vi fa questo gioco di ombreggiatura diversa. Le mie lenti tendono a ingrandire, vedete? Ad esempio anche questo. Quindi io ho utilizzato, vedete qui proprio che io la mia lente si ingrandisce il mio viso, ho utilizzato un ombretto scuro perché voglio che si veda bene. Invece le lenti che rimpiccioliscono è meglio utilizzare un ombretto chiaro. Altro step fondamentale, mascara. Mascara, mascara come se piovesse. Io parto con il mio mascara ultimo New Generation. Vado a, siccome è volumizzante ed è anche molto idratante, voglio utilizzare questo. Parto con lo scovolino più grande, farò un occhio solo, vado alla radice e lo pettino. Scarico sempre lo scovolino prima, perché solitamente i mascara, io parlo soprattutto di quelli che utilizzo io, ma penso anche tutti gli altri, adesso
contengono molto prodotto, quindi è bene scaricarli. Questo è un mascara anche incurvante, quindi è perfetto per i miei occhiali. La parte, questa parte qui, che è la seconda parte dello scovolino, lo scarico, sempre anche questo, perché è super concentrato di prodotto e ne basta veramente poco per dare volume, e vado a pettinarlo. Faccio un piccolissimo passaggio anche da sopra, perché con questo scovolino piccolo è facilissimo il passaggio da sopra per chiunque. Insisto molto nella parte finale del mio occhio. Praticamente questo mascara ha dei polimeri flessibili che crea un volume come se avesse le fibre. Vedete? Vado anche sotto con lo scovolino più piccolo. Non c'è bisogno di spingere perché non mi devo assolutamente sporcare. Ok, quindi abbiamo creato un volume alle ciglia, importantissime da valorizzare per chi porta gli occhiali, perché dà proprio questo effetto molto intenso dello sguardo dell'occhio. Il correttore sotto gli occhiaie è importantissimo. Io ho utilizzato un colore, vedete, aranciato per coprire le occhiaie scure. Però se io volessi illuminare, potrei fare un leggero strato di una colorazione più chiara e luminosa con un colore di una tonalità completamente diversa rispetto all'aranciato, vedete? Quindi andate a illuminare sotto le occhiaie, ne basta poco, io ne ho preso anche troppo. Facciamo una piccolissima stratificazione senza esagerare. Vado a tamponare un pochino con un fondotinta in polvere compatta, oppure potete tamponare con un po' di cipria, mi raccomando. Il blush è importante. Il blush è importante perché quando noi mettiamo gli occhiali, li riprendo, ho un modello tipo questo, vedete come si vede il trucco sotto e sopra no? Cioè, si vede in un modo incredibile, quindi dobbiamo andare a giocare sotto. Oppure prendo una tipologia come questi, cioè, vedete la zona che abbiamo illuminato sotto? È importante qui. Con gli occhiali perdiamo proprio il disegno del nostro make-up. Oppure con questi, vedete che sono leggermente più grandini, però il blush è fondamentale. Quindi andiamo a mettere un po' di blush sulle nostre gote. Un blush delicato, che vado anche a tamponare qui. Nell'arcata dove ho messo il mio colore Passepartout. Quest'occhio non l'ho fatto con il mascara volutamente, non ho fatto la sopracciglia, non ho fatto il mascara, perché vi voglio far vedere la differenza. Ho creato questa rifrangenza con il blush, che a volte mi piace farlo anche con una terra, fare una rifrangenza proprio qua dove abbiamo l'osso. Indipendentemente dal trucco, però deve essere un tono caldo che stia bene con il make-up. In questo caso io avevo utilizzato solo questa base champagne luminosa, che vedete è molto bella e come potete notare non va assolutamente nelle pieghette degli occhi, quindi è fissativo ed è fantastico anche su tanti make-up. La cosa importante è fissare comunque il tutto con una cipria, perché quando gli occhiali rimangono per molte ore sul viso appoggiati al naso e poi praticamente battono in questa zona, non ci devono essere delle, come posso dire, delle tracce che loro appoggiano sul nostro viso, quindi noi dobbiamo andare
a fissare con una cipria. Volendo possiamo andare a giocare con un pochino di illuminante in questa zona qua, dove cade il nostro occhiale. E voilà, rimangono le labbra. Quindi dobbiamo andare a creare, io ho le labbra piccole, però dobbiamo andare a giocare con dei rossetti anche belli, luminosi e importanti. Utilizzo adesso un rossetto, aspettate che lo prendo. Utilizzo una matita viola, visto che ho messo questi occhiali qua. Utilizzo questa matita viola come base e poi mi metto un rossetto in linea con i miei occhiali. A volte è bello anche far combinare i colori. Questo è un rossetto un po' metallico, vedete, riprende perfettamente i miei occhiali. Con una base matita più scura, praticamente ho fatto il colore perfetto per questo make up. Una cosa importante che non dobbiamo dimenticare con gli occhiali, che io avevo dimenticato perché sono andata un po' di fretta, punto luce, utilizzo l'illuminante. Un punto luce nella sacca lacrimale che non guasta. E questo è il trucco per chi porta gli occhiali. Ok, giochiamo molto nella parte sottostante dell'occhio, andiamo a coprire con un buon correttore. Se avete un correttore pesante che vi risulta, che vi segna le rughe, provate a mischiarlo con un po' di crema. Fate tipo una cremina, diventerà un po' più chiaro, però forse risulterà meno compatto, meno pesante. Il mio è molto elastico e non si vede, quindi non va a segnare le rughe. Andate a giocare nella parte sottostante, mascara come se non ci fosse un domani e vedete in effetti il mio trucco. Adesso ci sono le rifrangenze delle luci, aspettate che le copro con un pezzo di carta così magari lo vedete meglio. Vedete, il mascara è importantissimo. In questo occhio l'ho messo e in quest'altro occhio non l'ho messo. Quindi il mascara e le sopracciglia e la zona inferiore dell'occhio è la cosa più importante che dovete fare attenzione per chi utilizza gli occhiali. Seconda cosa, mettere un buon correttore nella zona sottostante, fissarlo con la cipria perché gli occhiali si appoggiano sulle nostre guance, non devono creare dei segni nel make-up. Quindi la cipria fa da fissatore, è importantissimo. Giocate molto con un bel rossetto e se ce l'avete in sintonia anche con i vostri occhiali. Però guardate, un rossetto di questo tipo può star bene su un occhiale. Vabbè, questo è proprio uguale, però può star bene anche su un occhiale viola, come questa parte qua. Potete semplicemente utilizzarla con un ombretto luminoso e fare una rifrangenza anche con la terra o con un blush e poi il gioco è fatto. Un bacio a tutte e alla prossima, ciao.